Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, siamo di nuovo qui con la terza puntata della nostra carriera con il Milan. Eravamo rimasti che avevamo partecipato al nostro torneo precampionato che purtroppo non è andato bene visto che siamo stati eliminati nei gironi nonostante una bellissima vittoria allo scadere contro il Betis e purtroppo poi una sconfitta contro il Valencia per 2-1. Adesso noi dovremo affrontare tre partite, la finale di Supercoppa Italiana contro la Juve più due partite di campionato che non sono affatto facili visto che la seconda di campionato sarà contro il Napoli. Dobbiamo gestire anche il calciomercato e in questo caso abbiamo un'offerta per Conti di 11.100.000. L'offerta non è affatto male anche perché poi comunque il massimo che noi potremmo chiedere è di 12.200.000, ma noi insomma non è che pretendiamo tanto e visto che il giocatore non è che lo useremo praticamente mai, possiamo anche dirgli di sì, quindi accettiamo l'offerta. E adesso vedremo se la società riuscirà a trovare un accordo con il giocatore per la vendita. Un interesse per Davide Calabria da parte del West Ham con un'offerta di 17 milioni che però io rifiuterò siccome io ho intenzione di tenermelo in squadra, quindi assolutamente no. E abbiamo anche la comunicazione di uno stop delle trattative per Donnarumma visto che non hanno trovato un accordo tra giocatore e società nuova. Conti è stato venduto. Il suo procuratore ha accettato l'offerta, perfetto. Poi abbiamo dei nuovi resoconti da parte dei nostri osservatori, che andremo a vedere magari più in là. Abbiamo un'offerta per quanto riguarda Montolivo. La squadra Leverkusen si è detta interessata a 3.500.000 come offerta per il giocatore. Direi che va benissimo, anche perché il massimo che possiamo chiedere è 4.100.000. Di nuovo un'offerta per Donnarumma dal Bristol City per 610.000. Vediamo un po' quanto al massimo potremmo. Antonio Donnarumma ha rifiutato il trasferimento e questo lo sapevamo. D'accordo, accettiamo pure. Abbiamo anche un'offerta di 18.700.000 da parte della Lazio per Rodriguez, ma io rifiuterò perché comunque per ora lui è uno dei miei titolari e si sta anche comportando molto molto bene. E Montolivo è stato venduto. Ok, ciao ciao Riccardo. Donnarumma venduto per 610.000, perfetto, così svoltiamo anche la rosa. Abbiamo un'offerta di 32.200.000 del Barcellona per Romagnoli che rifiuterò anche perché comunque dovremmo andarci appena a cercare un sostituto, ma Romagnoli è anche giovane e ha anche un grande margine di crescita, quindi rifiutiamo. Çalhanoğlu offerta da 26.400.000, anche questa la rifiuto perché mi stanno chiedendo soltanto praticamente i miei titolari, ma non ho intenzione di darli via, sinceramente, almeno per ora non ho intenzione di sconvolgere, stravolgere tutta la rosa praticamente. Biglia 15.100.000 da parte del Napoli, mi dispiace, sono in buoni rapporti con te perché sono tifoso del Napoli, ma la mia risposta è no. Offerta del Fenerbahce per Biglia di 16.500.000, anche questa sarà da rifiutare. Infortunio in allenamento, chi si è fatto male? Sempre un altro interesse per Çalhanoğlu da 26.400.000 che andremo a rifiutare. Infortunio in allenamento, si è fatto male Calabria per 2 settimane di stop, che bella notizia. Bonaventura 21.100.000 da parte del Monaco, no. Un'altra offerta per Calabria, però per il prestito di un anno, sinceramente, visto che è uno di quelli che farò giocare spesso, come ho sempre detto, e sarà uno dei miei titolari, la mia risposta sarà sempre no. Bene signori, siamo finalmente arrivati allo scontro contro la Juve per la Supercoppa Italiana. La nostra formazione al momento è questa. Donnarumma in porta, Rodriguez, Musacchio, Romagnoli, Trippier, Biglia che sia a centrocampo. Dietro la punta unica, Higuain, Çalhanoğlu, Gomez e Chiesa. Signori, speriamo di riuscire a portare a casa il primo trofeo della stagione. Andiamo in partita. Eccoci qui, signori. Ci siamo e giochiamo anche in casa loro. Bellissimo. Dovremo affrontare gente fortissima. Come Cristiano Ronaldo, Alessandro, Douglas Costa, Bonucci. Non sarà per niente facile, ma cercheremo di fare l'impossibile.
Inizia la partita, signori, è la Juve che batterà il calcio d'inizio. Giocatori del Milan molto nervosi. Vedremo se riusciremo a raggiungere la nostra impresa. Già, non ci credo. Non ci credo. 1-0 dopo 2 minuti. Gol di Dybala. Uscita sprovveduta di Donnarumma su un cross di Douglas Costa. Arriva Dybala che di testa la mette dentro. Bene, cominciamo bene la partita. Sarà in salita. Dovremmo rimboccarci le maniche e adesso sarà veramente dura. Sarà veramente veramente dura. Douglas Costa si invola. Riesce a superare Trippier che lo insegue. Bisogna stare attenti in mezzo. Ma Musacchio è presente. Cerchiamo di andare in contropiede. Çalhanoğlu per Gomez. Gomez in avanti per Higuain. Attenzione, Higuain. Higuain ha un avversario. Si gira. Può tentare il tiro di un bel po' fuori, ma almeno vediamo che il Milan è vivo. Recupera il pallone Biglia. Perdiamo subito il possesso di palla. La Juve può avanzare. Matuidi. Matuidi per Cuadrado. Cuadrado per Cristiano Ronaldo. Il suo primo possesso di palla. Da solo la mette in mezzo, ma riusciamo a difendere. Ma attenzione, Cuadrado recupera il pallone. Riesce a intercettarlo e con un tiro al volo. Ma grande reazione di Donnarumma. Palla in mezzo per la Juve. Attenzione, Biglia recupera. Meno male. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu per Gomez che non recupera, che non riceve il pallone. Biglia cerca di recuperare il possesso palla. Calabria. Anzi, no, scusa, Trippier. Trippier, passaggio in mezzo di un giocatore della Juve, ma Donnarumma è attento. Finisce il primo tempo. 1-0 per la Juve. Poche possibilità da parte dei rossoneri. Vedremo se nel secondo tempo effettueremo qualche cambio e anche un cambio di modulo un po' più offensivo per dare supporto al nostro centravanti Higuain. Comincia il secondo tempo, Milan in possesso di palla, sempre 1-0 per la Juve in questa finale di Supercoppa. Che si è perde il pallone. Dybala, Dybala, in tre su di lui e nessuno che riesce a contrastarlo. Passaggio in mezzo, arriva Calabria e il Milan spazza, ma recupera il pallone Matuidi. Attenzione, Cuadrado, Cuadrado per Cristiano Ronaldo, Cuadrado ancora in possesso di palla, nessuno che recupera. Attenzione, grande uscita di Donnarumma. Dybala era presente per il tapine, ma attenzione, recupera palla la Juve per un passaggio sbagliato di Rodriguez. Può tentare il tiro da fuori e gol. Errore madornale della difesa milanista. Gran tiro da fuori di Cuadrado che spiazza Donnarumma fuori dai pali. Errore di Rodriguez. Un bel tiro da fuori. Due giocatori che vanno a contrastare il possessore di palla, ma niente da fare. Donnarumma incolpevole su un tiro del genere. Facciamo tanta difficoltà. La squadra si deve ancora capire tra di loro. Attenzione, Cristiano Ronaldo cerca. Fallo, fallo brutto. Calcio di punizione per la Juve che effettua una sostituzione. Entra Bernardeschi al posto di una grande prestazione di Juan Cuadrado, autore del secondo gol. Attenzione, Cristiano Ronaldo alla battuta del calcio di punizione. Arriva il tiro di poco fuori, di poco alto. Dobbiamo cercare una reazione. Che si è? Sovrappone con Romagnoli. Romagnoli per Trippier. Buonaventura. Higuain che ancora non ha effettuato un tiro al momento. Passaggio all'indietro, non trovando nessun compagno. Che si è?
che si cerca un passaggio filtrante per Bonaventura che non arriva, intercettato dai giocatori della Juve. Attenzione, Bernardeschi si invola sulla fascia, passaggio per Cristiano Ronaldo. Attenzione, attenzione, tiro ed è gol, e sono tre, e sono tre, e sono tre. Emre Can, gol di Emre Can, su grande assist di Cristiano Ronaldo. Per andare a coprire sul giocatore portoghese abbiamo lasciato libero il giocatore tedesco, che senza problemi la insacca. Bernardeschi può metterla in mezzo da solo, la mette in mezzo, Donnarumma respinge, riusciamo a recuperare palla, vediamo se riusciamo ad andare in contropiede. Bonaventura, Bonaventura per Higuain per Gomez, cerca di destreggiarsi tra due giocatori ma recuperano palla molto facilmente. La Juve in contropiede, attenzione, Emre Can da solo contro il portiere, grande risposta di Donnarumma che evita il 4-0. Esce Cristiano Ronaldo ed entra Kean. Calhanoglu in avanti per Rodriguez. Rodriguez aspetta l'arrivo dei compagni, ma invece di passarla indietreggia. Attenzione, Douglas Costa è veloce in aria ed è, eccolo qua il quarto. Eccolo qui il quarto. La velocità di Douglas Costa è devastante. È devastante, il nostro difensore non è riuscito a stargli dietro. Che se non sbaglio era, che si è. Ha cercato di stringere, ma nonostante il contrasto è riuscito a tirare un rasoterra in diagonale. Imparabile per Donnarumma. Sconfitta disastrosa per i rossoneri. Cerchiamo un contropiede, passaggio laterale per Trippier. Gomez in avanti per Bonaventura che tenta il tiro e prende la traversa. Questa è veramente sfortuna. Traversa per un tiro piazzato di Bonaventura che non riesce neanche a segnare il gol della bandiera. Juve sempre in attacco. Rodriguez cerca di recuperare il pallone, ma non ci riesce. Gomez addirittura in difesa, ma passa la palla a Matuidi per Douglas Costa. Uscita incerta di Donnarumma, ma per fortuna contrasta Douglas Costa e gli evita il gol. Finisce qui 4-0 per la Juve, che vince la Supercoppa italiana. Sconfitta pesante per l'armata rossonera, ma meritata, viste le poche occasioni, anzi rarissime occasioni, in attacco da parte della nostra squadra. E vediamo i giocatori della Juve che festeggiano la conquista del trofeo ai danni del Milan. Abbiamo ottenuto comunque un premio in denaro per la partecipazione alla Supercoppa italiana ed è di 1,5 milioni. Nel calendario adesso noi dovremo affrontare le prime due partite di campionato, una abbastanza agevole, speriamo, contro il Genoa e la seconda molto più complicata contro il Napoli. Abbiamo un'offerta per Bertolacci da parte del Fulham per 8 milioni. Non è affatto male, potremmo anche provare ad aumentare l'offerta da 8 milioni a 8 milioni e mezzo. Vediamo di trattare, anzi facciamo delega così non perdiamo tempo, non vendere a meno di 8 milioni e mezzo. Vediamo un po'. Ok. Siamo pronti per la nostra prima partita di campionato, giocheremo in casa contro il Genoa. La formazione di partenza è Donnarumma, Rodriguez, Musacchio, Romagnoli, Trippier, Biglia e Kessié dietro
i tre centrocampisti più avanzati, che sono Calhanoglu, Gomez, Suso, che ritorna titolare mettendo Chiesa in panchina, visto anche un po' la brutta prestazione riscontrata nella sfida contro la Juve, e unica punta Higuain. In panchina abbiamo Cutrone, Chiesa, Laxalt, Bakayoko, Caldara, Bonaventura, Castiglieco. Ragazzi, speriamo di fare una buona prestazione almeno per la prima di campionato e iniziare con il piede giusto, con i tre punti in tasca. Andiamo in partita. La partita comincia, vedremo un po' come sarà l'atteggiamento dei nostri giocatori contro una squadra in teoria più debole. Il nostro obiettivo è comunque quello di conquistare i tre punti per iniziare bene il campionato. Passaggio in avanti, un giocatore del Genoa. Attenzione, la Padula da solo, proprio tentare il tiro da fuori, grande risposta di Donnarumma. Genoa subito aggressivo, siamo molto più propositivi ma non riusciamo a concretizzare e a effettuare un tiro in porta per il momento. Noi puntiamo sui pick cross, invece il Genoa è molto più sugli scambi. Suso sbaglia il passaggio per Gomez. Gomez veloce, Biglia, passaggio ancora per Gomez, si gira, attenzione, marcato di nuovo per che si è per Biglia, tenta il tiro da fuori di poco. Prima occasione per i rossoneri al 32esimo con un gol, con un tiro da fuori area di Biglia. Uscita della verità di parecchio. Biglia per Calhanoglu, attende lo scatto di Gomez, passaggio intercettato, si riprova sull'altra fascia, Trippier in mezzo per Gomez, di nuovo indietro per Kessié, riesce a far ricevere la palla, Biglia Gomez, tenta il dribbling, tenta di tirare al volo due volte, ma niente da fare. Finisce il primo tempo 0-0, Milan, un buon Milan al momento. Purtroppo non riesce a concretizzare quelle occasioni che riesce a costruire. Un Genoa molto difensivo ma che riesce a ripartire in velocità, cercando di costruire delle manovre in contropiede anche piuttosto efficaci. Iniziato il secondo tempo, nessun cambio da entrambe le parti, stessa formazione, stessi giocatori. Vediamo subito il Genoa propositivo in attacco con un cross in mezzo, ma Donnarumma tranquillamente afferra il pallone in uscita. Attenzione, Genoa scoperto, Suso in avanti, aspetta l'arrivo di un compagno, passaggio per Higuain ma che non riesce a intercettare il pallone. Calhanoglu per Gomez, può tentare il tiro, lo prova, parata di Marchetti. Romagnoli recupera, Biglia spazio, può avanzare. Viene in avanti, vede Calhanoglu sulla fascia, lo serve, attenzione Calhanoglu può tentare il tiro, parato, poteva tentare un raso terra ma è venuto fuori un tiro a mezza altezza e Marchetti è stato bravissimo a reagire. Entrano Chiesa, Bonaventura e Cutrone per Suso, Biglia e Calhanoglu. Azione in contropiede, Gomez può passarla a Rodriguez, attenzione, la mette in mezzo per Cutrone, tenta il tiro, smorzato da Higuain, non si sono capiti i due compagni. Gomez per Cutrone, Gomez vede che sì, può tentare il tiro, smorzato da un difensore avversario, è veramente difficile. Higuain per provare il tiro da fuori, che va fuori. Finisce qui 0-0 nella nostra prima partita di campionato contro il Genoa. Abbiamo avuto anche qualche piccola occasione ma non siamo riusciti a concretizzarla. Andavamo in difficoltà contro i recuperi di palla del Genoa e i loro contropiedi abbastanza efficaci. Allora, abbiamo una notizia per quanto riguarda la cessione di Bertolacci. Il Fulham ha accettato di pagare una cifra di 10 milioni e 9, quindi dei bei soldini che entrano nelle nostre casse.
Ok, siamo pronti, come potete vedere abbiamo effettuato un cambio di modulo sperando che le cose possano cambiare e migliorare e abbiamo in porta Donnarumma, in difesa Rodriguez, Musacchio, Romagnoli e Trippier, a centrocampo Calhanoglu, Biglia che si è esuso, in avanti abbiamo Gomez, seconda punta a sostegno del nostro centravanti Higuaín. Cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo di conquistare i nostri primi 3 punti in stagione cercando di battere la nostra formazione avversaria che è il Napoli, cosa che non sarà affatto facile. Ragazzi, speriamo di riuscire nell'impresa e andiamo in partita. Iniziata la partita, sarà molto dura come sfida, dovendo affrontare giocatori del calibro di Koulibaly, Mertens e Insigne, ma noi cercheremo di fare il possibile. Trippier perde palla, recupera Insigne, si invola Allan sulla fascia per Insigne, attenzione, attenzione in mezzo, Insigne riesce a dribblare, ma grande recupero del Milan. Biglia, passaggio troppo ritardato e il Napoli che recupera palla, attenzione, Verdi, Verdi sulla fascia, Rodriguez lo insegue, cerca di non farlo crossare in mezzo, grande difesa, attenzione, tiro e gol. È iniziata veramente male. Addirittura Insigne di testa. Gol abbastanza inusuale. Cross in mezzo da parte di Verdi. Tentativo di respinta, ma la palla va a finire sulla testa di Insigne che la insacca. Difesa abbastanza addormentata. Mertens avanza. Marcato dai giocatori del Milan, Goulam la mette in mezzo, intercettato da un giocatore del Milan che la mette in calcio d'angolo. Palla in mezzo, Calhanoglu la spazza via, Higuaín tiene palla, la protegge, la passa in avanti per Gomez che non riceve il pallone. Napoli in contropiede, scambi molto veloci. Fabian Ruiz sulla fascia. Per Verdi la mette in mezzo e altro colpo di testa del gol di Insigne di testa. Incredibile, la nostra difesa sta facendo acqua da tutte le parti. È una cosa incredibile. 18 minuti 2-0, due gol di testa di Insigne. Solo sulla PlayStation si possono vedere queste cose. Calhanoglu sbaglia il passaggio, attenzione, Insigne, Insigne. Musacchio recupera il pallone. Milan molto in difficoltà, molto frastornato dai due gol del Napoli di testa. Tenta il tiro da fuori, Allan. Parata di Donnarumma. Allan per Mertens. Tentativo in mezzo di Insigne, ma la nostra difesa c'è. Higuaín vede Gomez che riceve palla, vede Calhanoglu che si invola, attenzione, possibilità per il Milan. La mette in mezzo, arriva Higuaín, tenta il tiro di poco fuori, attenzione. Palla nitida del 2-1. Palla andata a finire sotto le gambe di Hamsik. Biglia in avanti per Higuaín aspetta l'inserimento di Trippier che si invola sulla fascia, ha spazio, palla per Gomez, attende l'arrivo di Higuaín può tirare, tenta il tiro di pochissimo fuori, cosa si è mangiato Gonzalo? Attenzione, Verdi da solo sulla fascia, Musacchio cerca di chiudere. La mette in mezzo, Mertens arriva di nuovo, anzi no, è Mertens. 3-0. Ah no, gol di Allan su assist di Mertens. 3-0 Napoli. Il Milan non c'è. Se continua così, se l'inizio è questo, invece di puntare alla qualificazione in Champions League, mi sa che dovremo lottare per non retrocedere. Insigne perde il pallone, recuperato da Romagnoli, ma la perde subito. Attenzione, Verdi di testa, presa facile di Donnarumma. Finisce il primo tempo, 3-0 per il Napoli.
nei confronti del Milan, una squadra che per il momento non sembra neanche essere uscita in campo. Mertens per Verdi, Diawara, attenzione, lasciano libero Mertens che tenta il tiro da fuori, grande risposta di Donnarumma, recupero di palla di Insigne che la rimette in mezzo, la nostra difesa c'è, almeno questa volta. Cerchiamo di passare al contrattacco, vediamo Higuaín che serve Suso che è da solo sulla fascia, cercherà di metterla in mezzo, ma c'è solo Gomez, la mette in mezzo, arriva Higuaín, ma la difesa del Napoli è presente. Cambiano le file del Milan. Entrano Cutrone, Bakayoko e Chiesa. Ed escono Gomez, Biglia e Suso. Napoli che può ripartire. Verdi che cerca di attaccare il possessore di palla, ma non ci riesce. Musacchio, Verdi ancora. Attenzione, Diawara, occhio in mezzo, calcio d'angolo. Esce Mertens ed entra Milik. Attenzione. Attenzione, tiro da fuori di Calleón. Credo che sia. E grande risposta di Donnarumma. Attenzione sulla fascia, Trippier, si può involare. Tenterà il cross in mezzo, ma parata facile del portiere del Napoli, la prima parata in tutta la partita e attenzione che si viene ammonito, non si sa per quale motivo. Fallo sul portiere, che si è per Higuaín. Cutrone, Bakayoko, provare il tiro da fuori, ma era meglio se stava fermo. Insigne a spazio, simbola sulla fascia, Trippier lo insegue, cerca di non farlo crossare, invece ci riesce, attenzione, palla pericolosa e palla nelle mani di Donnarumma, per fortuna. Finisce qui la partita, prestazione bruttissima della nostra formazione che addirittura sapevamo che la partita era difficile, ma non fino a questo punto. Al punto di prendere 3 gol dal Napoli, di cui 2 di testa da Insigne. Allora, dopo le prime 2 giornate, ragazzi, abbiamo l'Inter a punteggio pieno con 6 punti, insieme al Chievo Verona e al Cagliari, avendo vinto tutte e 2 le partite. Il Napoli al momento ha una vittoria e un pareggio. La Juve, stranamente, è al 7º posto con una vittoria e una sconfitta. Noi purtroppo siamo relegati al 18º posto con un pareggio e una sconfitta e siamo in zona retrocessione insieme alla Sampdoria e al Sassuolo. Per fortuna il campionato è lungo, però ci dovremmo svegliare perché non possiamo assolutamente permetterci di perdere partite in questo modo, soprattutto subendo in questa maniera. Nella prossima puntata affronteremo 2 partite di campionato e la prima partita d'Europa League. Cercheremo anche magari vedere un po' quante finanze ci sono rimaste, vedere di intervenire sul calciomercato, visto che siamo quasi alla fine dei termini per acquistare i giocatori, e vediamo se riusciremo a fare qualcosa. Dobbiamo lavorare molto, dobbiamo stare molto più attenti e soprattutto non cercare di prendere gol facili come quelli che abbiamo subito, perché se no andiamo molto in difficoltà per tutto il resto del campionato. Ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito, mi dispiace che purtroppo non avete assistito a nessuna vittoria, anzi, aver visto delle sconfitte di questo genere non è mai bello. Speriamo che nelle prossime puntate le cose vadano meglio. Io vi ringrazio, mettete tanti like, mi raccomando, avete qui sotto in descrizione il link al mio profilo Instagram e seguitemi, condividete il più possibile questo video insieme a tutti gli altri. Che vi ricordo, io non faccio solo video di gameplay, ma anche video di cover dove registro in studio di registrazione, visto che anche il canto è la mia passione. E piccola parentesi, a breve ci saranno delle novità. Grazie di tutto, ci vediamo alla prossima e speriamo che nella prossima puntata ci sia anche qualche vittoria. Un abbraccio a tutti, statemi buono.